Sono state attivate oggi le due centraline aggiuntive, posizionate a Fegino e Sestri Ponente, per il monitoraggio del traffico a seguito del crollo del Ponte Morandi. I due mezzi mobili, giunti in città già la settimana scorsa, forniranno in continuo dati sugli inquinanti dell'aria. I valori saranno pubblicati sul sito internet Arpado. Abbiamo attivato oggi perché è attivata appunto la limitazione da ieri e stiamo mettendo a regime tutta la strumentazione. La strumentazione di cui è dotato questo mezzo, che ha sempre operato fino ad oggi alla provincia di Savona, è costituito dal monitoraggio di questi parametri: SO2, anidride solforosa, NOx, biossidi di azoto e ossidi di azoto NO2, BTEX, cioè benzene, toluene e xileni, mercurio, e poi abbiamo lo SVAM, che serve un polverimetro a raggi beta a bassa intensità, che rileva in automatico sulle 24 ore sia le PM10 che le PM2,5. È uno strumento che è considerato già come strumento di riferimento, quindi oltre ad essere automatico è comunque un campionatore di riferimento, questo rispondente con le certificazioni alle ultime normative in atto. Tali strumenti vanno ad aggiungersi ai 7 radiali installati a Cornigliano e alla centralina di via Pastorino, a Bolzaneto, potenziata con un misuratore di polveri sottili.